Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce. Tutto quello che farà prospererà. Salmi 1:1-3. Caro fratello, cara sorella, cosa significa meditare la parola? È lasciare che Dio imprima la sua mente nel tuo cuore. Non si tratta di leggere un testo, un tot al chilo, ma di riflettere su un pensiero divino o su una sua parola. Adesso mi permetto di fare un paragone che più sembrerà bizzarro. Meditare la parola di Dio è un po' come masticare una gomma. La metti in bocca, la sapori e la mastichi a lungo. Beh, naturalmente la parola di Dio è molto più preziosa di una gomma da masticare, ma credo che renda l'idea. Voglio svelarti un segreto. Dio mantiene le sue promesse. Egli è fedele alla sua parola. Dio non è un uomo che mente, ci dice la Bibbia, Numeri 23:19. Ecco perché ti sto inviando, attraverso un miracolo ogni giorno, dei versetti della parola di Dio, che possono non toccarti, ma anche trasformare la tua vita. Prendi un versetto e fallo tuo, proclamalo ad alta voce, dichiaralo. Ti darà speranza e farà scattare la mano di Dio nella tua vita. Parla all'Onnipotente e afferma. Io credo alla tua parola che dice, e citi il versetto che più ti aggrada. Voglio viverlo e lo vivrò. Non sei un uomo che mente. Ti lascio questo versetto per poterti allenare a meditare. Ma il Signore è con me, come un potente eroe. Perciò i miei persecutori inciamperanno e non prevarranno. Geremia 20:11. Sentiti libero di sceglierne un altro, quello che più ami, ti parla maggiormente. Che tu sia benedetto, che tu sia benedetta. Ti amo, grazie di esistere.